Il Campidoglio a Washington DC è la sede ufficiale dei due rami del Congresso degli Stati Uniti. Ospita la Camera del Senato nell'ala nord e quella dei rappresentanti nell'ala sud. È un esempio di architettura neoclassica del XIX secolo, molto amata da Thomas Jefferson, e ricorda gli ideali europei che guidarono i padri fondatori. Nessuno dei 17 progetti presentati in un concorso architettonico furono soddisfacenti e il lavoro venne dato a un ritardatario, William Thornton, un medico originario dell'India occidentale britannica. Fu costruito tra il 1793 e il 1868, è alto 88 metri e lungo 230 metri. Il committente dell'opera ovviamente fu George Washington. I materiali che compongono il Campidoglio sono laterizio, ricoperto di marmo e arenaria. Il progetto originale di William Thornton prevedeva un edificio composto da tre sezioni. La sezione centrale era sormontata da una cupola bassa, fiancheggiata a nord e a sud da due ali rettangolari, una per il Senato e una per la Camera dei Rappresentanti. Tuttavia fu Jefferson ad avere l'idea della rotonda e volle realizzarla. Il presidente Washington elogiò il progetto per la sua grandiosità, semplicità e praticità. I teorici dell'architettura rinascimentale destinarono il piano terra ai servitori, ma Jefferson vi stabilì invece le camere del Senato e dei rappresentanti, così il popolo poteva osservare i politici al lavoro dalle gallerie pubbliche. La Trobe inventò un nuovo ordine architettonico americano che prevedeva pannocchie di mais e foglie di tabacco sui capitelli. Alcune curiosità. I visitatori chiedono spesso chi è sepolto nella cripta. La risposta è nessuno. Era stata progettata per George Washington, ma questi preferì essere sepolto al Monte Vernon. Il 24 agosto 1814, durante la guerra, le truppe britanniche appiccarono il fuoco all'edificio. La Trobe colse questa opportunità per modificare gli interni e introdurre nuovi materiali, quali il marmo, in sostituzione dell'arenaria utilizzata nelle prime fasi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!